Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di 500 News. Nel quadro saremo i vostri presentatori. Io sono Giulia. Io sono Dionis. Io sono Letizia. E io sono Filippo. Passiamo direttamente la linea alle nostre prime inviate. Le stanze di Raffaello, conosciute anche come stanze vaticane, sono quattro sale che fanno parte dei Musei Vaticani a Roma. Prendono il nome dal più grande pittore Urbiante, che le ha affrescate assieme ai suoi allievi. Fu Papa Giulio II a commissionare a Raffaello a inizio del Cinquecento i lavori delle quattro stanze, dopo essere rimasto deluso dai lavori di diversi altri artisti, come il Perugino. Raffaello cominciò i lavori nel 1508, proseguì fino alla sua morte nel 1520. Il lavoro venne portato a termine nel 1524 dai suoi allievi e da Giulio Romano, grande artista collaboratore di Raffaello. Le quattro stanze sono Stanza della Signatura, Stanza di Eliodoro, Stanza dell'Incendio di Borgo e Sala di Costantino. Ripasso la parola alla mia collega Giorgio. Stanza della Signatura. In questa stanza si riuniva il tribunale più importante della Santa Sede, Signatura Garantiete en Institute, di cui la sala prende il nome. In questa stanza, dove viveva Giulio II, si possono ammirare gli affreschi più famosi di Raffaello. Nella volta della stanza della Signatura sono raffigurati quattro rami del sapere: teologia, filosofia, giustizia e poesia. Nelle pareti sono rappresentate le tre massime categorie dello spirito umano: il vero, il bene e il bello. Ringraziamo Giorgia per averci spiegato la stanza della Signatura. Ora passiamo alla stanza di Eliodoro. La stanza di Eliodoro era utilizzata da Giulio II per le udienze private. Gli affreschi di questa stanza riflettono un momento di difficoltà del periodo in cui l'esercito pontificio aveva appena perso Bologna ad opera di francesi e si sentiva minacciato dalle potenze straniere. Raffaello dipinse nelle pareti quattro episodi biblici: cacciata di Eliodoro dal Tempio, la messa di Bolsena, la liberazione di San Pietro e l'incontro di Leone Magno con Attilia. Sala dell'incendio del Borgo. Questa sala deve il nome all'incendio che divampava nell'anno 847 nel quartiere antistante alla Basilica di San Pietro ed era la sala del pranzo papale. Quando Raffaello arrivò ad affrescare, Giulio II è ormai morto e il nuovo pontefice, Papa Leone V, decise di fargli dipingere le scene legate ai vari pontefici che avevano avuto il suo stesso nome. Buona parte degli affreschi di questa stanza venne sviluppata dagli allievi di Raffaello, perché il maestro era impegnato in altre commissioni papali, come le Arazze della Sistina. E ultimo, ma non meno importante, la Sala di Costantino. La Sala di Costantino venne affrescata dagli allievi di Raffaello, che riuscì prima della sua morte solamente a disegnare i cartoni. Gli affreschi sono dedicati alla vita di Costantino e rappresentano in maniera simbolica la vittoria della Chiesa sul paganesimo. Costantino fu il primo imperatore romano a riconoscere ufficialmente la religione cristiana, concedendo libertà di culto. Sulle pareti della sala sono raccontati quattro episodi della vita di Costantino. Io e la mia collega vi mandiamo un saluto e speriamo che queste informazioni vi siano servite. Molto interessante questo intervento! Hai ragione, Dionis. Ora passiamo alla linea. Buongiorno a tutti! Buongiorno! Oggi sono qui con la mia collega Francesca Roda, io sono Anna Pompadelli. Oggi vi parleremo della Cappella Sistina. Oggi in particolare parleremo della sua volta. Ci troviamo nel 1508, quando Papa Giulio II decise di far dipingere il soffitto della Cappella Sistina. Affidò l'incarico a Michelangelo, che finì di completare l'opera nel 1512. Le scene sono collocate entro una grande struttura architettonica dipinta, e questa soluzione simula una sequenza di arcate monumentali. L'opera, di grande complessità, rappresenta il mondo precedente alla venuta di Cristo. La volta della Cappella Sistina occupa una superficie di circa 500 metri quadrati e ospita circa 300 figure. Michelangelo le ha concepite come poderose sculture poste all'interno di un grande tempio.
egli ha realizzato alcune plastiche. Tutto ciò dimostra che lui, anche lavorando da pittore, ragionasse comunque da scultore. I dettagli sono visibili anche da lontano, grazie alla scelta accurata di Michelangelo di colori comunque molto accesi e contrastanti. Il progetto originale della Cappella Sistina prevedeva la raffigurazione dei 12 apostoli, ma presto si arricchì di una moltitudine di figure. Inoltre, una possente struttura architettonica serve per organizzare l'insieme in uno schema coerente. Qua troviamo 5 coppie di archi ribassati intersecati da una cornice. Archi, capitelli e mensole creano un'accentuata impressione di profondità. Ora passo la parola alla mia collega. Nei pennacchi angolari sono raffigurati episodi della storia di Israele, come il serpente di bronzo, Giuditta e Orfene, Davide e Golia e infine la funzione di Aman. Ora parliamo dei profeti e delle sibille. I profeti fanno parte del mondo ebraico e cristiano, le sibille invece di quello pagano. Seduti su troni, essi collegano l'Antico e il Nuovo Testamento. Raffigurato nelle pareti, in particolare, Michelangelo decise di rappresentare il profeta Gioele con il volto di Bramante, invece il profeta Geremia con il proprio volto. Altri affreschi che possiamo trovare sono quelli riguardanti la Genesi. Troviamo la separazione della luce dalle tenebre, la separazione della terra dalle acque e anche la creazione del sole, della luna e delle piante. Quest'ultima è molto particolare perché troviamo Dio rappresentato da dietro, una cosa mai successa prima. Troviamo poi la creazione dell'uomo, la creazione di Eva dalla costola di Adamo, il peccato originale, il sacrificio di Noè, il diluvio universale e Noè, che ubriaco, viene deriso dal figlio Cam. Poi troviamo nelle vele triangolari e nelle lunette gli antenati di Cristo. Parliamo degli ignudi, che simboleggiano il mondo pagano. Sono sconvolti dalle scene della Genesi e portano festoni e fogli di quercia, il simbolo dei dei della Rovere. A questa famiglia appartengono i papi Giulio II e Sisto V, che avevano fatto edificare la Cappella Sistina. Pensiamo al profeta Daniele e alla Sibilla Delfica, che hanno pose complesse serpentinate, che accentuano la profondità e la sensazione di potenza. Grazie ad essi possiamo osservare come Michelangelo sceglie spesso accostamenti cromatici, accesi con colori complementari ed effetti sgargianti. Grazie a tutti per averci seguito. Per oggi è tutto, rimandiamo la linea alla sede. Adesso, sempre dalla Cappella Sistina, Tecno e Sofia ci parleranno del giudizio universale. Buongiorno a tutti, oggi parleremo del giudizio universale. 25 anni dopo la decorazione della volta, Michelangelo interviene nella Cappella Sistina per dipingere grandioso giudizio universale nella parete in cui è posto l'altare. Dall'inizio del secolo il quadro è cambiato, come la sensibilità dell'artista, che ora è cupa e drammatica. Il giudizio universale esprime questa puntata visione del mondo e dell'uomo. La parete, che misura 170 metri quadrati, non è suddivisa in settori. L'opera fu compiuta sotto il pontificato di Paolo III Farnese. Nel giudizio, l'artista esprime una concezione ancora più tragica del destino dell'uomo dopo la morte. L'attenzione di Michelangelo è rivolta al corpo umano. Non esprime la contemplazione di una superiore bellezza, ma un'angosciosa incertezza sul destino umano. Ora passo la parola alla mia collega Sofia. L'opera riflette il clima tormentato di quegli anni, segnati dal conflitto tra cattolici e protestanti, da uno stato di profonda instabilità dal punto di vista politico e dalla perdita delle certezze affermate nei decenni prima. Il giudizio universale è diviso in tre fasce orizzontali, quella più alta, ovvero il paradiso, quella più bassa, ovvero l'inferno, e quella intermedia, che è il teatro di dramma tra i dannati ricacciati all'inferno. La composizione è unitaria e si svolge in uno spazio di color celeste senza l'uso di architetture sullo sfondo. I colori vividi, brillanti e contrastanti tra loro introducono tonalità tipiche del manierismo. L'artista, in questo caso Michelangelo, non cerca la bellezza esteriore dei corpi. Fantastico, passiamo a Fatihon. Italo nacque a Vinci, in Val d'Elisa, poco lontano da Firenze, nel 1452, figlio legittimo del ricco notaio, per
Ser Piero è di una contadina di nome Catina. Il padre non tolto il suo talento nel disegno e lo porta a Firenze, dove circa 17 anni vende l'appendista alla bottega di Andrea del Verrocchio, pittore, scultore, orofico e architetto. La sua bottega era una delle più importanti della città. Dopo aver intrapreso la sua carriera di pittore nella cerchia di Medici, nel 1482 Leonardo si trasferì a Milano. Prese la corte di Sforza, detto il Moro, dove lavorò come pittore, scultore, scenografico, architetto, ingegnere militare ed esperto di opere idrauliche. Rimase per quasi 20 anni nella corte sforzesca, realizzando alcuni dei suoi più importanti capolavori pittorici ed elaborando progetti urbanistici per Milano e per i suoi navigati. Quando la signora degli Sforza cade, Leonardo si ritornò a Mantova, prese la finata corte di Isabella d'Este e poi a Venezia e a Roma, dove fu chiamato per la sua fama di pittore e artista, ma anche per la sua capacità di progettare macchine da guerra nel periodo di massima fama e ormai maturo. Leonardo fece di ritorno a Firenze, dove fino al 1506 qui realizzò alcuni dipinti, tra cui la brutta battaglia di Anghieri, che usarono molti pittori nel 1506. Torna nuovamente a Milano, passato sotto il dominio francese. Infine nel 1517 il re di Francia, Francesco I, lo invitò alla sua corte, dove divenne primo pittore, architetto e ingegnere del re. Dopo aver vissuto per 3 anni nel castello di Olmutz ad Amboise, Leonardo morì nel 1519. Leonardo è considerato il genio rinascimentale per eccellenza, poiché si occupò con straordinario talento di tutte le forme dell'arte e del sapere della sua epoca. Unì alle eccezionali doti artistiche, era pittore, scultore e musicista, uno spiccato interesse per ogni aspetto del mondo naturale. Fece studi approfonditi di autonomia botanica, fisica, matematica, geometria, lo appassionavano le innovazioni tecniche e le invenzioni. Grandioso, ora tocca a Dionisi e al suo collega Filippo. La Pietà è una delle sculture più importanti di Michelangelo. La prima è quella di San Pietro, essa ha una struttura piramidale. C'è Cristo abbandonato sul grembo della madre e viene sorretto dal braccio destro e dal ginocchio di lei. La Pietà è molto dettagliata, giungendo a un risultato di insuperata naturalezza. I volti sono delicati e bellissimi, quello di Maria è giovane e pacato, mentre quello di Gesù non porta i segni della passione. In questo modo Michelangelo ha affermato che l'arte può consentire di superare il dolore terreno e di contemplare il mondo dello spirito. Sì, giustissimo, volevo solo aggiungere qualcosa sulle altre pietà. Nella pietà di Bandini, che si trova a Firenze, Michelangelo riflette sulla morte usando come simbolo un tema classico dell'iconografia religiosa. Lui stesso la danneggiò prendendo la martellata. Nella pietà Rondandini, lo scultore, quasi novantenne, vi lavorò fino a pochi giorni prima della morte, lasciandola incompiuta. L'ultima parte del giornale sarà in lingua straniera. Das Gemelle di Erschaffung Adams von Michelangelo Buonarroti ist aus dem Jahr 1511. Heute befindet sich das Gemälde in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Links sieht man Adam. Er streckt einen Arm und seinen linken Zeigefinger aus und versucht Gott zu erreichen. Rechts gibt es Gott. Gott ist begleitet und ist von einer Gruppe Engel umgeben. Er gibt Adam das Leben mit seinen rechten Zeigefinger. Die Gruppe des Peter Stones von Michelangelo Buonarroti ist weltbekannt. Sie wurde von 1546 bis 1590 in der Vatikanstadt gebaut. Die Kuppel erreicht eine Höhe von 120 Meter und einen Durchmesser von 42,56 Meter. Sie hat 16 Paare korinthische Säulen und 6 große Fenster. Im Jahr 1564 starb Michelangelo Buonarroti und die Kuppel wurde von Michelangelo della Porta und Domenico Fontana fertig gestellt. Das Bild von Donatoni von Michelangelo Buonarroti wurde zwischen 1505 und 1507 gemalt. In diesem Gemälde gibt es viele Gruppen von Menschen. Im Vordergrund sehen wir eine Gruppe mit der Madonna,
Die Versöhnte, das Jesuskind in ihr Arme zu nehmen, mit Giuseppe hinter ihr. Hinter ihnen können wir sehen, wie Johannes der Täufer sie beobachtet und weiter hinter sehen wir Gruppen nackter Menschen, die sich unterhalten. The rotunda, known as Villa Capra, is a Venetian villa with a central plan located close to the city of Vicenza. It was built by Paolo Almerico, commissioned it for Andrea Palladio in 1556-1567. It was completed by Vincenzo Scamozzi in 1605 for the two Capra brothers who had acquired the building in 1591. The rotunda, as it came to be known later, is one of the most famous and imitated buildings in history of modern architecture. It is also undoubtedly the most famous villa of the Palladios and probably of all the Venetian villas. In fact, it has been part of the UNESCO World Heritage Sites since 1994. The construction, begun in about 1567, is consisted of a square building completely symmetrical in a perfect circle. Each of the four facades was equipped with a four-part, while the ceiling is hemispherical and decorated by frescoes by Alessandro Maganza. Indeed, here we too find the allegories attached to religious life and virtues such as faith, fame, eternity and temperance. Piazza del Campidoglio is a monumental square located on the top of the Campidoglio Hill in Rome. The square took on its current life in the 16th century, when Paul III commissioned Michelangelo Buonarroti to complete a rebuild in the occasion of Emperor Star V visit to Rome. The project involved the renovation of cases of Palazzo Senatorio and Palazzo dei Conservatori, the construction of Palazzo Nuovo and the addition of the various sculptures and statues, including that of Marcus Aurelius, located in the center of square and thus the sighting, the Tiber and the Nile. Un ringraziamento a tutti i nostri inviati. Ringraziamo anche il nostro professore Raffaele Musari. Per oggi è tutto. E questo era il Cinquecento di Musa!